Chi parla? Chi parla? Radiogramma. Senta, io sono Elio Petenò da Maerne. Vabbè. Mi dispiace solo una cosa. Sì? Che questa trasmissione, e per rispetto che ho di Franco Carraro, sì? Dalla vostra bocca, sì? Esse solo l'erciume. Va bene. Siete di venditori di fumo. Bene. Almeno, mi fa piacere. Almeno avreste una dignità di rispettare le persone. Va bene. Voi non rispettate nessuno. Sì, voi siete dei demoniaci, delle persone che vendono solo fumo. Perfetto. Siete dei pachidermi anfilosati e non preoccupatevi, verrà anche per voi quel giorno. Quale giorno? Non preoccupatevi, verrà anche per voi quel giorno. Va bene, d'accordo. Siete un lerciume. Bene. Inconcludenti. Bene. Inconcludenti. Che bello. Vendete fumo. Beh, e basta. Vabbè, dopo mi dico che butto giù il telefono. Ma dimmi chi, no? Cioè, dopo dico, ma ne butti giù il telefono. Sì, ma questo qua. Questo è l'effetto, no? Cioè, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra porta a questa depravazione mentale. Mettere in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra porta a questo. Poi mi dice quest'altra, va bene, pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio. Ciao, dimmi. Sono Michele. Dimmi. Allora, io sono un collega e ho portato il zio. Vabbè dai, perché mi sono il telefono sul signore qua, ma... No, no, da questo no che non mi ho messo, alla signora a un certo punto non riuscivo, ha riattaccato lui. Ho perso troppe telefonate con la signora purtroppo. Questo ha riattaccato lui. No, capito. Questo ha riattaccato lui. Scusa, diciamo dopo perché ho perso il figlio. Va bene, d'accordo, ciao ciao. La signora, ho dovuto per forza perché mi erano già cadute 3 telefonate, cioè non è una questione di buttare giù il telefono, è che bisogna stare in certi tempi, insomma. Pronto? Ciao, sono la Simonetta. Ciao Simonetta. Ecco, niente, volevo dire a questo signore che se rispetta Franco Carraro e che vi condanna, vuol dire che di Franco Carraro non ha capito niente. Perché Franco Carraro porta avanti il discorso della libertà di parola, tanto è vero che ci siete voi, ci sono i cristiani delle origini il martedì sera e il venerdì, già giovedì mattina, ci sono quelli della destra, della sinistra. Infatti. Per cui se lo rispetta vuol dire che non lo ha capito. Ok? Ciao. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Sì, no, la signora, ho dovuto fare così perché gli avevo detto che c'erano telefonate e avevo già perso 3 telefonate. E là mi dispiace un po' perché la signora era anche gentile. Quello che sta dietro il signore, però non l'ho buttato giù, ma lui ha insultato nel giro di un minuto e mezzo, insomma. E poi vabbè, ha riattaccato lui. Pronto? Sì? Ecco, il signore mi ha fatto toccare il discorso. Dimmi. Allora, il signore qua, rispetto al signor Carraro, io penso che sia un prete, intanto. Perché un prete non può capire quello che dice Franco Carraro. Poi, secondo me, si casca gli altri verso voi altri per il poco rispetto che avete verso le persone. Cioè non è detto che lui sia un cattolico, un cristiano, no. Se non è in chiesa, lui si è cascagliato o altri per il poco rispetto che avete. Vabbè. E non posso dire che voi altri siete rispettosi della gente. Ma mi ha mai detto di... Ma è il contrario. Sì, però Vito, è come il discorso del signore prima. Vabbè. Dite se su una radio, parli su una radio pubblica, sì? Bisogna avere accetti anche persone che sei così e persone che non sei così. Non bisogna che te condanni, non è esattamente così. No, perché no. Condanni la gente, se sei preti che vuoi usare preghe. Vabbè. Ti scriverò per radio ora, va bene? Ascoltami, siccome io sono un cristiano e credo molto nei valori, anche sì? Se non ho mai messo. Avevo capito questo, sì? Se mi spieghi cosa vuol dire, 7° comandamento, non rubare. Non desiderare la donna degli altri e non uccidere. Vabbè. Sì, ha un valore, un partito di valore. Va bene, d'accordo, te lo spiego, ciao. Non hanno nessun valore, tanto per essere comuni. Sì, ma i fatti. Allora, il problema è questo. Si scambia il discorso di rispetto con discorso di assoggettamento. Cioè, tu non è che tu devi rispettare il fatto che io imbroglio, che io truffo, che io stupro bambini, che io distruggo il sistema sociale, che io semino merda. Tu devi rispettare questo, no? Dal punto di vista civile, questa qua è la più grossa aberrazione che ci sia. Io non ho rispetto per chi gestiva i campi di sterminio nazisti. Non ho nessun rispetto.
E non è che abbia rispetto perché, ma tu devi considerare che sono persone. Certo le considero persone, ma non posso non denunciare quello che facevano, non posso non dire le cose come stavano. Il rispetto io ce l'ho per la vita. La vita è la cosa importante, è la vita che io devo salvaguardare, non il macellaio di Sodoma e Gomorra. Quello è sempre il macellaio di Sodoma e Gomorra. Quando voi mettete un bambino in ginocchio a pregare, lì distruggete il futuro, lo state stuprando rispetto alla costruzione del suo futuro. Noi costruiamo il futuro, nel paganesimo l'essere umano costruisce il futuro. Il male consiste nel mettere in ginocchio le persone, per cui tu non puoi chiedere a me di essere rispettoso rispetto a chi distrugge il futuro delle persone. Vuol dire che tu mi vuoi sottomesso, vuoi che io segua il tuo essere sottomesso. Questo non è rispetto, questo è disprezzo per la vita. Tu non mi stai chiedendo di essere rispettoso, tu mi stai chiedendo di fare come te, di disprezzare la vita, e questo è inaccettabile, ma nel modo più assoluto. E i cristiani, ma se 3 anni chi va avanti con queste menate, no? Cioè, loro stuprano i bambini, e lo diremo sabato in conferenza, la loro attività è quella di stuprare il futuro delle persone, costringendo in ginocchio, dopo lo stupro fisicamente, quello è un altro discorso ancora. Ma noi non possiamo rispettare la distruzione del sistema sociale. Non possiamo avere nessun rispetto. Noi non possiamo rispettare l'attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi fondamentali del nostro paese. Noi dobbiamo essere rispettosi ai principi fondamentali del nostro paese. E nei principi fondamentali del nostro paese non c'è la costruzione dei campi di sterminio, cazzo. È chiaro questo. E il massacro di Sodoma e Gomorra e il diluvio universale sono campi di sterminio. Chiaro? Pronto? Qui nel fai. Ah! Quanta droga prendi al giorno? Che bello! Ma tu come che sei? Sei 3 anni, cazzo, che continui a menarla. Questa, per esempio, è 3 anni che continua a telefonare, giustamente, dicendo la sua. Lei è scioccata, lei è allucinata. Lei, abituata a mettersi in ginocchio e a mettere in ginocchio, è scioccata qualcuno che non si mette in ginocchio. No, ma probabilmente, sai, i cristiani sono dei drogati. Pronto? Di conseguenza... Sì, sono Antonio. Ascolta, volevo dire solo una cosa, no? Sì? Mi ascolto sempre, cioè... Ascolto tutto e ascolto tutti. Se non sai che a me piace sentire la radio, di conseguenza ascolto anche voi altri. Però l'unica roba che mi dà fastidio di voi altri, non sai i vostri discorsi sul paganesimo, cioè ognuno la pensa come che vuole, fa come che vuole, e questo è quello. Se quando che te classifichi imbecilli, ignoranti, cioè adesso mi voglio dire una cosa, no? Non mi va di offendere la tua divinità, cioè non so se è... Ma la mia divinità non si offende. Sei libero di farlo, sei libero di farlo. Capisci come allora, vuoi... prima no, di tutto che... io non offendo la sua divinità, capisci, ma la definisco. Capisci cosa che te voglio no, dire? Voglio dire, non no, capisco. Voglio dire che, cioè, ti offendi massa, no, non so. Non offendo per nessuno. Mi puoi seccare che ti offendi Padre Pio, che ti ho capito, o Padre Antonio. Io non lo sto offendendo, è un assassino, come me sono un assassino. Perché zitto? Ma stai facendo delle affermazioni che non hanno senso. Ma Pio, mi porto la testa di caduta. Ma dai, ma dite sicuro, perché sito? Ciao, ci sentiamo. Vedito. Cioè, o qua mettiamo le robe, parliamo dal punto di vista delle... rispetto civile, sì, o non c'è cosa, nessun rispetto civile, bisogna solo costringere le persone a dire quello che fa piacere di sentire, e questo non è accettabile. Se tu mi dici che Padre Pio per te è una brava persona e tu ci metti in ginocchio, sono affari tuoi. Se tu questo lo vendi alle altre persone, esatto, per truffarli, allora è affari miei. Il fatto che tu vendi un assassino come una roba da vendere agli altri, questo è affari miei, perché tu stai distruggendo il sistema sociale. Se un cristiano distrugge se stesso perché è cristiano, è un problema suo, certo. Se distrugge gli altri è un problema, sì, di tutti. Una parola solo, è inutile che i cristiani continuino a offendersi per l'atteggiamento che voi altri nei loro confronti. Io dico sinceramente questo, perché mi devo tirare fuori anche a me dal cattolicesimo e dal cristianesimo. E perché? Perché se loro minimamente, ha coscienza e anche un po' di cultura, perché si è profondamente ignoranti, nel senso che se conoscesse la storia della Chiesa, crimini commessi contro, guardate che crimini vuol dire il massimo, cosa sia il massimo, uccidere una persona, guardate che di uccisione, persone che ne ho ucciso a milioni, voi altri cristiani, lo ha detto il Papa, chiedo scusa all'umanità per i crimini commessi, è il capo della dei cattolici, dei cristiani, qui che voi insomma sentirsi no, sotto le proprie... Il Papa chiede scusa perché dice chiedo scusa perché non riesco più ad ammazzarne. Chiaramente. Sì, forse che voi non parlate di più. No, ma parliamo a della gente che speriamo che verga un po' gli occhi. Cioè, no, non hanno occhi, non hanno orecchie, sono muti alla vita. Meno dico che
mi so con voi altri, mi dico quello che si deve fare voi altri, se, proprio come se si dice, se terapia d'urto, no? E allora che dà un fastidio perché voi altri non operate, diciamo, un po' di soft, nelle frasi un po' di edulcorare un po' le parole, cioè voi altri per via dritti, di sì, quello che pensate. Però se naturalmente se loro non fa un una revisione storica e noi ammette di essere stati dei criminali perché i nomi di Dio hanno ucciso, gli ho fatto un cadere di guerre, basta solo chi capisce una santa decorrettezza di andare a vedere la storia della loro chiesa. Se va in Drio, e non dico andiamo avanti, veniamo anche a 50 anni fa con l'Olocausto, Papa Giovanni gode i libri qua e dice che noi ecclesiastici dobbiamo vergognarci e sentirci responsabili della morte di 6 milioni di persone. Ma Cristo, se dopo vi avanti 10 anni un cardinale o un altro papa e dice beh quello che ha detto il papa prima a me non mi interessa e penso in una maniera diversa, e ora siamo sempre punto a capo. Ricordate perfettamente, cristiani, come? Nella storia della vostra chiesa con Cristo non vi niente. Scusa, dimmi. Se no, va avanti dai. Sì, sì, no, con la storia della chiesa non vi niente da spartire. Perché col cristianesimo, vabbè, ti dici Cristo non è mai esistito, loro... No, ma il Dio creatore non è mai esistito. Ecco, vabbè, farà fatica assolutamente accettare questo discorso qua. Però mica questo tirarmi fuori da sta setta qua, va bene? Dopo, se uno che sta dentro dice, mi sento una persona che... Certo. Perché loro si offende anche perché voi altri trattate da ignoranti, da persone che non... Mi penso che invece si avesse, mi piacerebbe sentire un cristiano un po' mentalmente elastico e dire, ma è vero, nella storia non è ignorante verso la vita, cioè può essere una persona qualsiasi in gamba, sì, ma la sua religione lo porta a essere ignorante, certo, verso la vita. Però Francesco, bisogna sempre che te parti da un punto ben preciso, se no non ti riuscirai mai a fare un passo verso la vita. Perché se partì vita, se qui diciamo di appartenere a una setta dove che non te te scandalizzi neanche quando chi dice abbiamo commesso nella storia della nostra vita, abbiamo commesso dei crimini contro l'umanità, vuol dire che la coscienza non te è più. Buon va, saluto con te. Ok, ciao. Nel frattempo che Marco parlava, ho preso la telefonata di Giampaolo, il quale diceva che l'unica cosa che c'è da fare è effettivamente una terapia d'urto, perché l'unica cosa che può smuovere un po' le coscienze, il modo di essere delle persone, è questo. Ma noi non stiamo neanche facendo una terapia d'urto, cioè nel senso che quello che noi stiamo dicendo qui per radio, nelle università, cioè in tutti i posti, diciamo così, acculturati, fra virgolette, viene usato normalmente, cioè è di una normalità aberrante. Ha cominciato un stadio di Padova. Cioè, per cui noi non stiamo assolutamente dicendo delle cose strane, semplicemente noi rendiamo pubblico ciò che altre persone invece dicono, siccome la gente non me ne frega niente, non me ne frega assolutamente niente delle persone, noi ce lo trattiamo fra di noi, ma quello che noi stiamo dicendo qui per radio è una cosa abbastanza normale. Se voi volete anche Padre Pio là, quello che vi piace tanto, che è un assassino e resta per me un assassino perché ammazza bene, il CICAP Beato Impostore, che è un libro questo, il CICAP fa un congresso qui a Padova 3 giorni, no? E se voi andate da quelli del CICAP, che sono controllo degli effetti paranormali, insomma c'è, cioè il lavoro scientifico per gli effetti paranormali, chiedete a loro ste robe e praticamente vi diranno pari pari quello che vi dico io. Cioè non c'è assolutamente fuori. Certo, io lo faccio dal punto di vista religioso, cioè io non sto attaccando i cristiani, io sto descrivendo il male, sto descrivendo il cancro che tenta di distruggere il sistema sociale. Io non sto facendo un attacco al cristianesimo, io non sono anticlericale, io non sono uno che dà l'assalto ai preti, che dice i preti sbaglia, no, io sono uno che descrive il male, che descrive la perversione e l'origine della perversione per poterla rimuovere. Pronto? Ciao. Ciao a tutti. Basso, ecco. Ecco, per voi non è chicca, per me non ho sentito parlare per televisione pare anni fa. Ma quello che mi sono sempre chiesto di chicca, come si fa a dimostrare una cosa che non è fisica, degli eventi che non sono fisici in modo fisico, cioè con le prove. È talmente assurdo sta roba qua che veramente nella mia testolina è pacata. Te lo spiego per radio. Ciao. No, allora, io non so cosa faccio quelli del CICAP, perché io sotto certi aspetti mi stanno bene, sotto altri aspetti non mi stanno bene, cioè c'è una contraddizione. Però in teoria, solo dal punto di vista teorico, loro vanno a verificare quelle che sono le manifestazioni reali, cioè
se la Madonna butta fuori le lacrime, le lacrime sono una manifestazione reale, scientificamente fisica, con gli strumenti puoi andare a vedere il tipo di sangue, il tipo di questo, il tipo di lacrime, poi vedere se è una truffa o non è una truffa. Ecco, questo è, se uno dice io trasformo l'acqua in vino, ecco, loro con gli strumenti possono vedere se magari c'è il doppio fondo, se c'è. Questo è in sostanza il lavoro che loro dicono di fare, che poi dal mio punto di vista facciano altre cose ben più obbrobriose, ben più ignominiose, ma questo è un altro discorso. Loro comunque ufficialmente vanno a dire, uno, non so, io con la mente piego i cucchiai, no? E allora loro vanno a verificare se effettivamente li piega o se c'è un trucco sotto. Ecco, questo dovrebbe essere quello che loro si sono dati come obiettivo. Che dopo facciano anche altre cose, quello è un altro discorso, è un altro discorso ancora. Comunque, torno a ripetere ancora, noi non attacchiamo la Chiesa Cattolica, non attacchiamo il cristianesimo, noi semplicemente descriviamo il male. Ma se quest'altro è un povero pazzo che viene a dire, tu giudice vedrai me venire dalle nuvole, e il giudice non lo vede, faccio lo stesso lavoro del CICA, dico, tu sei un mentitore, e non posso non dargli del mentitore, farei un'offesa alla vita, farei un'offesa al sistema sociale. Se quello ha fame, perché sta fuori dalla testa dalla fame, si butta come un pazzo sopra il fico, non trovi i fichi, maledice il fico, dopo viene descritto che il suo grande potere ha seccato il fico. Come posso io giudicare uno che distrugge una vita soltanto perché la vita non gli dà quello che lui vuole? È chiaro che lo chiamo delinquente. Quando il discorso della montagna mi dimostra delle porcherie, e sono delle grandi porcherie, come faccio io a spacciare quel bel discorso, il discorso della montagna? Cioè io non posso mentire a me stesso. Se io mento a me stesso, non sono più un apprendista stregone. Se io aiuto a mettere in ginocchio le persone, ma non mi vado neanche a più in specie, insomma, chiariamoci questo. Cioè la stregoneria ha la sua base, la ricerca delle cose. Voi un altro minuto, Francesco, per la signora di prima, Tommaso Didimo era sotto la sabbia del deserto, so benissimo che viene usato come consolatorio dai cristiani, i quattro Vangeli ufficiali sono quattro porcherie, Tommaso Didimo non è una porcheria, bene, giustifichiamo il pazzo di Nazare con Tommaso Didimo, ma il Tommaso Didimo, grazie signori, i principi che espandeva sono principi legati all'adonismo, cioè alle religioni misteriche, e alcune cose le ritrovate anche negli oracoli caldaici. Per cui è inutile che andiamo a menarlo, tant'è che, ripeto ancora, quel Tommaso Didimo ha dei legami con i manoscritti alcuni manoscritti ossiriaci, ma si distacca in maniera assoluta dai Vangeli ufficiali, tant'è che i principi che usa Tommaso Didimo nei Vangeli ufficiali vengono usati al contrario, vengono usati per distruggere la vita. Allora non stai a dirmi che avete trovato un Vangelo in 15 anni e questo vi fa ciappare tutti i peccati, cioè tutte le distruzioni infami che si sta costruendo con i quattro Vangeli ufficiali. Dai, siamo seri, insomma. Questo vuol dire giustificare la propria sottomissione. È inaccettabile, eh? È inaccettabile. Sì, ma infatti, ma quello che soprattutto i cristiani continuano a chiedere è il rispetto per chi bestemmia contro la vita e per chi annienta il mondo per sottometterlo a un Dio. Non ci può essere nessun rispetto. E il termine rispetto non può essere neanche applicato. Perché i cristiani si creano così tanti problemi di rispetto? Perché pretendono dagli altri che riconoscono la loro superiorità, il loro valore. Ma i cristiani non hanno nessun valore in quanto cristiani. Sono Giovannina. Dica. E mi dico solo che vado per lei anche per me. Perché mi ho 65 anni, ma queste robe le dico sempre qua in famiglia, e sono d'accordo con tutta la mia famiglia di queste robe che diceva altri. Però perché diceva altri? Perché dicevano altri, ora prima di sentire altri. Perché proprio veramente, guarda, la vita è uno schifo, e quei furbi, dice quelli che si dà, come si dice, che crede un Dio, no? Perché? Che sei un perché sa? Sì? Sì, è che se, ma ben grosso se. E se grosso perché sennò non succederia né guerra né niente. Se voglia tutti ben, se veramente credesse che sei proprio un Cristo. Ricordasse che se veramente quelli che dice che crede che è un Cristo e che ama sto Cristo, no, basta guardare con chi sta. Sì. Basta guardare con chi sta, no, anzi siamo terrorizzati di tutto. Perché non siamo buoni da in avanti, no? Ma io rifacendo niente, e vivo in mezzo a loro, e qui non è Dio sto Cristo, li punisci? Se non si manda ori, non altri cari. Beh. Ecco, se manda ori, vedi che stati che siamo, andremo sempre peso.
perché veramente il gal coraggio di fare robe che non altri non carissimo mai, sì, capito? È vero, è vero. Ecco, mio ho studiato perché l'ho fatto la quinta solo a tempo di guerra anche a Spentoni, però bisogna guardare le robe di ogni giorno, sì, ecco. Guarda, mi fa tanto un piacere invece che avere il coraggio di altri di farlo, ecco. Grazie a te. Niente, sta. Buonanotte, buona insieme e ben tutti. Grazie, anche a te. Sì, ciao, grazie, ciao. Grazie. No, in effetti è questo, cioè il mondo si è fatto da tante persone. Gesecchi che piace ascoltarsi Radio Maria, Gesecchi che piace ascoltarsi le trasmissioni e Radio Gamma che siamo noi altri in questa ora e mezza e vi ricordo dalle 19 alle 20 leggerò i fenomeni di premorte. Francesco, noi chiudiamo qui la trasmissione. Sì, beh, abbiamo la conferenza di sabato. Allora, io ricordo che appunto sabato 30 ottobre presso la conferenza di Radio Gamma 5 in via Belzoni 9 a Cadolenga, a Padova, ci sarà una conferenza dal titolo Stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastria. E l'argomento è molto interessante e forte, giustamente, perché demolisce alla base quelle che sono le menzogne, le follie e le criminalità cristiane. E perciò chi vuole partecipare, si ricordi, Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadonega e Padova, e praticamente sulla statale del Santo, da Padova a Castelfranco, vicino all'ex pizzeria Antico Guerriero. Allora, sabato 30 ottobre alle ore 17. Chi vorrà essere presente, ci sarà presente anche un banchetto con le pubblicazioni di Claudio Simeoni e dell'Istituto, e il ricavato andrà a beneficio della radio, visto che la radio ne ha bisogno in questo momento. E voglio ricordare che logicamente i cristiani, se vogliono essere rispettati, sanno che non devono venire alla conferenza, perché per loro non esiste il termine rispetto e non esisterà mai. Se una cosa che e i cristiani verranno aspettati come persone, ma non in quanto fedeli di una religione che si professa come continuatori della parola di Cristo, di un Dio creatore. Per quello il termine rispetto non esiste e non sarà mai possibile abbinare il termine rispetto a un Cristo o a un Dio creatore. Perché è sinonimo di sottomissione. Ecco, perciò, e noi non chiedessi di questo. Agli ascoltatori che continuano a insistere questo, diciamo, arrangiatevi, sono problemi vostri. Ascoltatevi Radio Maria, ascoltatevi le radio che vi piacciono, ascoltatevi una cosa, il Vaticano. Logicamente, il fatto che i cristiani usano così spesso il termine rispetto, significa chiaramente che si rendono conto che il loro Dio in cui credono non ha nessun rispetto verso la loro vita. Di conseguenza loro si sentono derubati, si sentono ingannati, si rendono conto di vivere una situazione disperata. D'altronde loro cosa utilizzano le parole spesso? Uno ci definisce lerciume perché si rendono conto che la loro vita di essere cristiani è lerciume. Loro ci dicono venditori di fumo perché si sono resi conto che il Dio è un fumo e di conseguenza gli hanno inviato la vista e non riescono a vederlo. Sì. E di conseguenza ci dicono drogati perché si sono resi conto che Dio li ha drogati, che il Cristo li ha drogati e sono talmente drogati che non riescono più a disintossicarsi. Non esistono neanche più le comunità dove si possa disintossicare un cristiano. Si può disintossicare uno che fa cocaina, uno che si fa eroina, ma un cristiano drogato non si può disintossicare e di conseguenza neanche noi andremo a disintossicarvi. Noi diremo: diventate lerciume, andate a putrefarvi con il vostro Dio, perché il vostro Dio vi porta alla putrefazione. Il vostro Dio vi porterà a essere bruciati, a essere fumo e a sparire. Bene, l'avrete voluto, l'avete cercato, noi non vi salveremo. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi diamo appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Leggerò ciò che NDE, cioè i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. O se no trovate tutto su internet volendo. Volendo trovate tutto su internet. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle 19.